sta per partire l'ultima, madre 4x4. Kevin Borlée, il belga che vedremo in ultima frazione, che è campione europeo in carica dei 400. È partita la gara a 4x4, subito il Belgio fortissimo con Jonathan Borlée, il più grande dei, gemelli, no, quello che aveva avuto sin lì una carriera più brillante. E poi c'è stata l'inversione, come si dice, era lui il favorito e è andato qui, lotta tra Francia, Polonia e Gran Bretagna, attenti, ma è il Belgio, e il Belgio può sorprendere. Il Belgio bisogna tenerlo lì, perché insomma i due Borlée non sono mica da ridere. Adesso c'è una bella sfida tra Borlée, che tiene il testimone avanti a tutti, dietro di lui Nigel Levine, che ha deluso nella gara dei 400 uomini, ha lisciato la finale. E poi in terza posizione c'è il russo, che fa cambiare per la Russia in terza posizione Dmitry Buryak. Vediamo un po', siamo sempre lì, la Francia attualmente è in quarta posizione, attaccata però dalla Polonia, che adesso prova nel sorpasso. Il polacco Marcin Iscin prova il sorpasso, ma non ce la fa e va a fare contatto con le spalle. In seconda frazione il Belgio subisce il rientro della Gran Bretagna con Nick Levy. Gran Bretagna che va adesso a tentativo di sorpasso, allarga il braccio, il belga Antoine Gillet riesce a tenere dietro con mestiere e con grinta il britannico. E il francese, intanto attenzione, la seconda frazione del francese Lefty John, il campione dei 400 indoor, che porta la Francia in seconda posizione, vola a dare il testimone a il compagno di squadra Mamadou Anne, che adesso però resta lì in seconda posizione. Il Belgio che deve ancora resistere prima dell'ultima frazione del Borlée. E avere il Belgio davanti alla Gran Bretagna e Francia è un grande evento. Belgio terza a Barcellona, il campionato europeo aperto, battuti dai russi e dai britannici. Adesso ancora Belgio, Russia, Gran Bretagna e Francia in un fazzoletto di metri, e la Gran Bretagna che fa il sorpasso. Non ha tenuto granché bene il terzo frazionista belga Nils Duerink, che adesso viene superato anche dalla Gran Bretagna e dalla Francia, addirittura all'interno, e ne passa il frazionista belga e va al primo posto. Attenzione, c'è l'ultima frazione, la Francia, Johan de Simus che riceve il testimone da Mamadou Anne e passa in prima posizione, mentre per il Belgio c'è il campione europeo in carica che si fa tutta quanta la curva in seconda corsia per cercare di andare ad attaccare il podio, che vede al momento Francia, Gran Bretagna, Russia, ma il Belgio è ancora lì. Emozionante questa gara, Tiglio. È ancora lì il Belgio, e dunque l'ultimo giro, Kevin Borlée. De Simius ancora avanti, ultimo giro per lei, ce la sta mettendo tutta, ma davanti non si scherza, la Russia è ancora lì in terza posizione, la Gran Bretagna prova adesso l'attacco a De Simius, che però allo stesso tempo mi sembra in grado di allungare, ma attenzione al britannico, in ultima frazione c'è Richard Buck, intanto Borlée attacca per il terzo posto, Borlée all'interno, passa il russo, va per il terzo posto, forse va anche per il secondo, la Francia per loro con De Simius, il secondo posto per la Gran Bretagna, e Kevin Borlée che mette la zampata nel finale, riesce a tenere il podio per il Belgio. 3:06:17, la Francia in trionfo va a concludere questa prova. L'avevamo dato e indicata con la Polonia, che ha deluso la Gran Bretagna, e il Belgio ha tenuto finché ha potuto. Due passaggi all'interno sono state le mosse vincenti della Francia. Insomma, intanto